Ciao, eccomi tornata con un altro video, finalmente riesco a girarlo. Se mi vedete un look un po' sfatto, vi do ragione. Se mi vedete le occhiaie, vi do ragione. Se mi vedete un labbro più gonfio di un altro, vi do ragione. Perché non so se ci fate caso, sicuramente ci fate caso, ma questa parte sembra che io l'abbia pompata di botulino o collagene. In realtà, se volete ottenere lo stesso effetto, basta che il vostro figlio vi dà una capocciata e avrete le labbra Alba Parietti, senza alcun costo. Stefano mi ha dato una craniata dalla parte dietro, mi ha spaccato il labbro, mi è uscito il sangue e stamattina, anzi ieri mattina, ero tumefatta. Oggi un pochino meglio. Comunque ho messo un po' di rossetto perché si vede proprio tipo il segno del sangue visto. E sembrava veramente mi avessero menato. Comunque, ho il chiavi, non ho comprato tantissima roba, non come il mio solito, perché in realtà sto ancora aspettando il risultato del concorso chiavi che voi gentilmente mi avete aiutato a votare. E siccome in tante mi chiedete come è andato il concorso, io ancora non lo so, in quanto se vado sul sito mi dicono che i risultati ancora non ci sono e di aspettare. Io volevo aspettare perché anche se vincevo una piccola parte di soldini, anche che fosse il premio più basso, quindi 50 euro, volevo aspettare, però Stefano gli serviva veramente un po' di roba per poter andare avanti. E quindi ho comprato, diciamo, l'essenziale, però da una parte è stata una fortuna il fatto di non aver trovato tanta roba. Perché adesso lui veste la parte un pochino più grande, no? E quindi l'avevano praticamente svaligiata. Io ho trovato poco e niente, per fortuna, perché sennò come il mio solito avrei riempito il carrello. E ci tengo anche a dire una cosa: Chiabi passa dalla 24 mesi a 3 anni, non c'è la 30 mesi, che secondo me per lui era magari l'ideale, perché altrimenti le magliette gli arrivano tipo alle ginocchia. Io ho preso, ve lo dico subito, ho preso 3 anni perché comunque un pochino si ritirano. E poi onestamente gli stanno pure abbastanza bene. Comunque, bando alle ciance, vi faccio vedere quello che ho comprato. La prima cosa che ho comprato è più una cosa diciamo stupida tra virgolette, ma secondo me indispensabile, ed è il cappellino per la stagione estiva per il mare. L'altro anno ce l'aveva tutto bianco, quest'anno non l'ho trovato purtroppo perché si adattava un po' a tutti i costumini. C'era anche Havana, però io ho preso questo, che è molto carino bianco, quindi comunque respinge il sole, però con le striscette blu. E poi qui ha una piccola etichetta con scritto The Original Boy, The Original e Special Boy, e la scoppolina veniva 5 euro, quindi una stupidaggine. È un tessuto un pochino più bello di quello dell'anno scorso perché sembra quasi un jeans a toccarlo, e sì, cioè, a me piacciono tanto le scoppolette. C'era anche il classico cappellino di paglia, però ho pensato che per il bimbo fosse scomodo, perché con un colpo di vento comunque glielo può portare via, poi magari era un po' costretto, no? E più che utile, perché comunque il fatto che è di paglia e buchetti era più una cosa fashion, no? Non era veramente essenziale per riparargli poi la testa. Invece questo secondo me è carino, poi dentro è tutto foderato, è molto carino. E la misura che porta Stefano è la 49 e gli va giusta, va, non gli sta né precisa né larghissima, gli sta forse un'antichia morbida, però non è che lo posso far schioppare, no? Poi ho preso, per quanto riguarda il mare, un altro costumino perché non so se quelli dell'altro anno gli vanno. Comunque ho preso questo che a mio marito non piace, ma mi piace molto, è un 24 mesi ed è un marinaretto, però più che marinaretto mi dava l'idea dell'americano, forse i colori. Comunque è molto carino, è a calzoncino perché a me non piacciono gli slip e quindi gli ho preso questo perché poi abbinato al cappellino mi piaceva. E comunque gli ho preso il costumino e l'ho pagato 6 euro e ho preso sempre 24 mesi perché la lunghezza mi dà 83-89 per 12 kg, quindi più o meno il peso di Stefano. Ve lo dico perché tante mi chiedono che vogliono ordinare online, siccome io online non ordino perché ho il negozio a uno sputo, quindi per me vedere con mano, cioè a me piace vedere di più, no, che magari andare a scegliere sul sito visto che ce l'ho vicino, però tante me lo chiedono, ora io intanto vedo le misure col peso così sapete un attimino come regolarvi. Ho preso
mutandine, gli slip, no, più che gli slip e i boxer, i calzoncini, questi stavano al 50%, venivano 6 euro al paio, 50% le pagate 3 euro, due paia di mutandine, quindi 1,50 euro. Sono molto carine, di un tessuto bello, bello rigido, con l'elastico in vita. Ne ho prese due grigie scure e poi le altre due le ho prese chiare e bianche. Questa c'ha le stelline e questa c'ha il cuoricino. E la misura ho preso sempre 24 mesi e il peso è sempre 12 kg, 83-89 cm. Le ho prese perché spero di cominciare a togliere il pannolino a Stefano e quindi in casa lo vorrei tenere comunque con una mutandina, perché primo non mi piace che il bambino sia nudo. Secondo, poi c'ho comunque il cagnolino, insomma non mi piace e quindi lo voglio cominciare abituato con una mutandina. Le volevo prendere tutte e due scure perché dico, poi se ci fa il bisogno, comunque bianca, non so neanche se la laverei sinceramente, perché comunque vuoi non vuoi rimane macchiata, dovresti mettere in varicchina. Comunque le ho prese proprio perché costavano poco, erano carine e quindi vediamo se riesco a abituarlo un po' senza il pannolino, perché comunque lui quando deve fare pipì e cacca me lo dice. Siamo nella fase che la cacca non la fa, scusate il termine, comunque ci prova a farla nel water, ma non gli piace, non ci riesce e quindi avrà i suoi tempi. Insomma, comunque mutandine che sono volate via. Ho preso un calzoncino in cotone, carino, però un bel tessuto, anche questo bello compatto. È un modello regular fit, anche qui mi dà 90-97 cm ed è 3 anni. Secondo me, anche se al bambino gli arriva alle ginocchia o leggermente più sotto, va bene uguale, perché comunque è un bambino, non deve stare super attillato, deve stare sempre un pochettino morbido. È molto carino, c'ha le taschine, c'ha il bottoncino dietro, comunque è semplice, però è carino anche per una serata un po' più particolare. E c'ha i dinosauri dietro, so che a voi non vi interessa, ma io so che Stefano, cioè so, conosco Stefano e ogni capo nuovo che gli metto è un grandissimo problema, perché lui non lo vede suo e allora cerco sempre di comprargli cose in modo che io gli posso dire: guarda, c'è il dinosauro, ti metto il pantalone col dinosauro. Per dire, stamattina non ve lo posso far vedere perché vi metterò una foto. Ho preso un altro paio di pantaloncini così, però sul grigio, molto semplice, tipo quelli dello scorso anno. Magari vi metto il video o tra i consigliati così. E c'ha una maglietta grigia con le zebre, molto carina, con tutte queste zebre colorate. E io ho dovuto dire che so cavalli, perché so che lui ama i cavalli, quindi io ho dovuto dire so cavalli zebrati. E allora lui si è messo la magliettina nuova. Comunque è molto carina quella magliettina, ve la faccio vedere su una fotografia di Stefano, non so dove va, la metto. Comunque questi sono carini, stavano un pochino di più perché stavano 9 euro. Qui non mi dà il peso, però comunque mi dà 90-97 cm. Poi ho preso un altro pantalone, sempre semplice, simile a quello che ha indosso stamattina, che è grigio. Questo invece è Havana, con le rifitture sull'arancione, col bottoncino, con l'elastico in vita, e un bel tessuto compatto. Sono molto freschi, molto leggeri, quindi comunque per la stagione estiva sono fantastici. E questi costano 7 euro esattamente come l'anno scorso. Anche qui 90-97 cm, perché ho preso 3 anni. Però erano finiti tutti, ho trovato solo questi due, se no c'erano hawaiani. Io qualcosa hawaiano li avevo preso, ma a mio marito non gli piacevano. Erano di un tessuto ancora più compatto, bello. Poi li ho preso per quanto riguarda i pantaloni. Non sono estivi, però era rimasto senza un jeans, gliene era rimasto uno. E allora ho detto: se comincia magari una serata o comunque può fa un po' più freschetto, comunque ho pensato anche all'inverno, gli ho preso un jeans. Comunque ho preso sempre 24 mesi lo slim fit, perché comunque Stefano veste tutto attillato, non mi piace Stefano con i jeans larghi a campana, o comunque anche quelli normali, non so come si chiamano, comunque quelli con la zampa un pochino più larga non mi piace. Questi stavano 9 euro e qui mi dà di lunghezza sempre 83-89, 12 kg. Sono molto carini, di un blu molto molto scuro. C'hanno dietro la tasca con dei dettagli in finta pelle, molto carini. E mi piacevano, quindi gliel'ho comprati, anche se magari di questi potevo pure aspettare. Però tante volte quando lo voglio vestire un po' più carino e non mi va a demandarlo con i pantaloncini, gli metto sempre il jeans, perché mi dà subito l'idea di un look
di un look a posto. E, però avendo un solo paio di jeans, capita che quello è a lavare e magari non ce l'ho, e quindi l'ho preso per tamponare quell'altro. Anche perché non mi va di comprare proprio tantissima roba, perché in questo momento Stefano cresce in una maniera impressionante. L'altro giorno non arrivava la maniglia della porta, adesso arriva, e quindi devo stare attenta. Comunque, io ho preso un altro paio di body di questi qua a maniche corte, super colorati. Ho preso questo fluo e un altro sul grigio. Questi stavano 2,50 euro. Ho preso sempre 24 mesi, 12 kg, anche perché comunque questi gli vanno. E gliene ho preso un altro grigio scuro che però ha indosso. Peccato che non c'erano altri colori, perché sennò anche di questi avrei fatto una bella scorta. Perché comunque mi salvano, perché non gli si alzano, non so come le canottiere, quindi non l'ho trovati purtroppo. Per quanto riguarda le magliette, di queste c'era l'offerta, prendi 3 e paghi 2, una era in omaggio. Costavano 3 euro l'una. Sono sempre 3 anni 90-97 centimetri. E considerate che a questi a Stefano gli arrivano sopra le ginocchia, quindi comunque gli sta giusta. Poi la potete confrontare con la foto che vi ho messo prima, anche perché considerate che queste poi quando le lavate un pochettino si ritirano, quindi un pochettino più morbide, a meno che non gli arrivano sotto le ginocchia, che sono ridicoli, però un pochettino più morbide non sono male. Sono un bellissimo tessuto, non sono come il tessuto. Quando trovate tipo le magliette 1,99 euro, questi prezzi qua, tipo quella, non so se vi ricordate, rosa con scritto Surf, era un tessuto leggerissimo, quelle se so. Non vi dico si sono rovinate, però il collo si è sbrillantato molto più facilmente, gli stavano molto più sbragalone, come si dice a Roma. Invece queste sono un bel tessuto compatto. L'ho presa blu perché il blu lo abbini un po' su tutto, sul bianco soprattutto, anche su un bel jeans, sul blu stesso. Blu e nero non mi piace. Non so come si dice da voi, ma qui a Roma si dice blu e nero, burino vero. E quest'anno invece va, quest'anno, ma anche l'altro anno andava molto, tipo, che ne so, quei vestitini tubini con il blu sopra e il nero sotto, che io sinceramente odio, però andavano tanto. Comunque, a parte questo, l'ho presa blu. Gliel'ho presa celestina, perché comunque lui è biondino, quindi celestina gli sta carina. Non potevo non prenderla verde lime. Verde lime con le strisce grigie, sono troppo carine. E l'ho presa grigia con le strisce bianche. Io adoro il grigio, lo metto un po' dappertutto. E poi, come sapete, cerco sempre di comprargli cose che posso abbinargli alle scarpette che ho in casa. Veramente mi servirebbero un paio di scarpe da ginnastica bianche semplici, non le trovo mai. Comunque, poi ho preso una camicetta molto carina. Lui di solito odia le camicie, ma in questo periodo riesco a mettergliele, forse perché sono, più che altro forse perché vede il papà e quindi lo imita in qualche modo, no? E quindi l'ho presa così, che è molto carina. Anche questa l'ho abbinata su un jeans, su un pantalone nero, su un pantalone bianco, su un pantalone blu. L'ho abbinata un po' tranquillamente dappertutto. È molto carina, non è di quelle proprio super attillate, è molto morbida. I taschini. Questa anche ho preso 3 anni, 90-97, l'ho pagata 8 euro. Le magliette ve l'ho detto il prezzo. Ah, quelle con le righe stavano 4 euro però. Quelle basic invece stavano 3. Quelle basic stavano 3, però ne prendevi 3 e ne pagavi 2. Quelle con le righe invece le pagavate tutte. Prezzo pieno. Comunque questa è molto carina perché, come vedete, dietro è un pochino svasata e questa costava 8 euro. Poi i miei acquisti sono finiti, però in ultimo ho finalmente trovato la giacca jeans per Stefano. È molto carina. 3 anni, fa sempre 90-97 centimetri. È un lavaggio blu scuro molto bello, con dietro qualche scoloritura più chiara. È bella compatta. Considerate che al gnappo, mazzate, volava, puzza in una maniera allucinante. Considerate che il gnappo gli sta un po' lunga, però io, vabbè, gli arrotolo la manichina, e le spalle no, non gli stanno grandissime, gli sta un po' morbida, però non gliela potevo prendere super attillata, perché comunque, ripeto, è un bambino e si deve muovere, e quindi anche come lunghezza ci sta, insomma. E, è carina, e questa l'ho pagata a 15 euro. Mi dispiace, ripeto, che avevano finito tutto, purtroppo.
Comunque, avevano anche tutte le magliette de... Ah, scusate, i bottoni sono questi a clip, quindi pure comodi. Avevano le magliette dei supereroi, costavano 10 euro, quindi chi ha bambini un po' più grandi di Stefano sicuramente le trova anche sul sito, perché per Stefano non c'erano, partivano dai 4 anni in su ed era un peccato, io le ho cercate tanto, ma non ci stavano, insomma, gliene avrei comprata giusto una perché secondo me costavano troppo, 10 euro, cioè con 10 euro veramente gli ci compravo magari un altro paio di pantaloni, più che una maglietta perché era dei supereroi, perché era della Marvel e cose del genere. Comunque considerate che io in tutto ho speso, avevo speso 100 e qualcosa, però con gli sconti, perché io ho sempre la tesserina Chiabi, che io vi consiglio sempre di farla perché è completamente gratuita, e per chi è appena arrivata a un certo numero di punti potete usufruire di belli sconti. E io alla fine ho pagato 96 euro, pagavo 102, vabbè, mi hanno tolto 6 euro, che comunque 6 euro non sono poche perché io ci compro un altro paio di pantaloni, e comunque ho pagato 96 euro. E una volta avevo accumulato talmente tanti punti che avevo uno sconto molto buono, quasi del 50%, infatti gli feci prendere a mia mamma un cappottino, che è quello che avete visto nel vlog di quando sono uscita con la mia amica. Quel cappotto l'ha pagato col 50%, quindi comunque ha fatto un bel affare. Quindi, su Chiavi io vi ho detto tutto, andate a dare un'occhiata, comunque anche sul sito trovate cose interessanti. Io per il momento vi saluto, mi vado a montare il vlog, veramente ne ho due di vlog, comunque intanto ne monto uno e ci vediamo al prossimo video. Smacchete! Ciao!